Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao a tutti, in questa breve serie di vari episodi discuterò rapidamente di computer grafica, print e web e gestione digitale del colore. Una breve sintesi teorica circa elementi di grafica e stampa e web contesti del 2002 che provvederò a sintetizzare. Per alcune parti, relativi in particolar modo alla parte hardware, potrebbero risultare non più moderni, ma sicuramente per la parte teorica della gestione del colore, le sintesi risulteranno ancora pienamente utili ed aggiornate a tutti quelli che non sono operatori grafici. Un saluto, ciao! Ciao, benvenuti a questo secondo episodio. In questa puntata parleremo brevemente di immagini digitali. Esistono due tipi di computer grafica: grafica a punti, bitmap graphics, e grafica ad oggetti, object oriented graphics. Nella grafica a punti, l'immagine è una griglia rettangolare, un raster di pixel colorati. Nella grafica ad oggetti, detta anche grafica vettoriale, un'immagine consiste di oggetti grafici, punti, linee, rettangoli, curve e così via, ognuno dei quali è definito nella memoria del computer da un'equazione matematica. Ogni oggetto quindi è indipendente e può essere spostato, modificato o eliminato senza influenzare gli altri oggetti dell'immagine. Poiché ogni oggetto vettoriale è rappresentato da un'equazione matematica, per riprodurre l'immagine su un dispositivo raster, questa va trasformata in pixel, operazione che si dice rasterizzazione. Per le immagini bitmap, invece, non esiste il concetto di rasterizzazione, in quanto sono già per definizione rasterizzate. Grafica bitmap. La grafica a punti, grafica bitmap o raster, trova applicazione soprattutto nelle fotografie e nelle illustrazioni pittoriche. La loro natura a mosaico, tra virgolette, costituisce il punto di forza e anche di debolezza delle immagini bitmap. I vantaggi di questo tipo di grafica consistono nel fatto che, lavorando con i singoli pixel, si possono ottenere effetti simili a quelli della pittura e grafica tradizionale, pennello, aerografo, matita, carboncino e quant'altro. Programmi di fotoritocco, per esempio, funzionano con immagini a punti e i ritocchi sono appunto possibili punto per punto. D'altra parte, l'immagine si può ingrandire su un monitor oppure su una stampa, solo ingrandendo la dimensione del pixel, che può diventare visibile fino a creare effetti sgradevoli, pixelizzazione. Inoltre, per elaborare, spostare, modificare e cancellare una parte dell'immagine, occorre letteralmente selezionare alcuni pixel e spostarli, indipendentemente da quello che rappresentano. La zona in cui erano rimane vuota e i pixel vanno a sovrascrivere permanentemente quelli che si trovano nella posizione di arrivo. Nel ruotare una immagine bitmap, i pixel vengono risistemati in modo che l'immagine appaia ruotata, ma a meno che la rotazione non sia stata di 90 gradi o suoi multipli, la rotazione è solo un'approssimazione dell'immagine originale. Nello stampare una immagine bitmap, la stampante riproduce l'immagine punto per punto esattamente come i punti sono, ciò indipendentemente dalla risoluzione della stampante, sia che si tratti di una stampa a risoluzione bassa, 300 punti per pollice, o molto elevata, 2000 punti per pollice. La grafica vettoriale. La grafica a oggetti è una evoluzione della grafica a punti. I programmi che consentono di creare immagini ad oggetti non memorizzano il disegno come insieme di punti, ma con formule matematiche che descrivono i singoli oggetti. Le formule matematiche sono scritte in qualche linguaggio, il PostScript è il più noto. Ogni oggetto del disegno viene memorizzato in un
database interno di oggetti grafici descritti matematicamente. Grazie a questa tecnica gli oggetti si possono ingrandire, rimpicciolire, ruotare, ridimensionare, colorare, ordine e contenuto, senza nessuna perdita di qualità. Inoltre gli oggetti si possono trattare in modo indipendente, come se ognuno fosse tracciato su un foglio trasparente. Gli oggetti possono essere posizionati l'uno sull'altro, eventualmente quello superiore può totalmente o in parte nascondere quello inferiore, che comunque non viene permanentemente cancellato. La fase di stampa, invece di indicare alla stampante dove vanno stampati i singoli pixel, alla stampante arriva la descrizione matematica, descritta in qualche linguaggio, per esempio il PostScript, e la stampante, che può contenere un interprete PostScript, stampa l'immagine nella sua migliore risoluzione. Quindi, contrariamente alla grafica a punti, la qualità di una illustrazione ad oggetti è device independent. L'output uscirà nella migliore risoluzione della stampante. Su una stampante a 300 punti per pollice uscirà in un certo modo, su una stampante a 2500 punti per pollice uscirà in modo molto più definito. Generalmente poi la descrizione di un'immagine ad oggetti occupa meno spazio della descrizione di un'immagine a punti. I formati ad oggetti possono naturalmente contenere delle parti a punti, poiché il punto è anch'esso un oggetto grafico. I principali programmi per l'elaborazione di immagini vettoriali sono Macromedia Freehand e Adobe Illustrator. La memorizzazione di immagini. È necessario distinguere tra memorizzazione in memoria centrale durante la lavorazione e memorizzazione su memoria di massa per l'archiviazione. Durante la lavorazione l'immagine bitmap risiede nella memoria centrale del computer. Se l'immagine bitmap è monocromatica, comunemente in bianco e nero, la sua memorizzazione all'interno del computer avviene in modo molto semplice, memorizzando una serie di bit corrispondenti ai vari pixel. Se il pixel è bianco, il bit corrisponde a 0, se il pixel è nero, il bit corrispondente è 1. Se l'immagine bitmap è a scala di grigio e prevede almeno ad esempio 256 livelli di grigio, ad ogni pixel viene associato un valore che va da 0 bianco a 255 nero. Un valore intermedio, per esempio 127, indica che il pixel è grigio al 50%. Se l'immagine bitmap è in colore RGB, ogni pixel viene rappresentato con le relative percentuali di rosso, verde e di blu RGB, i primari additivi. Se, come è comune, sono possibili 256 livelli per ognuno dei tre primari additivi, ogni pixel verrà rappresentato con tre numeri, ognuno da 0 a 255, quindi con 3 byte. Passiamo quindi rapidamente ai vari formati grafici. Quando l'immagine viene registrata su un supporto di massa, è necessario scrivere, oltre ai dati dell'immagine, anche altri dati che consentono di ricostruirla. Il modo in cui una immagine viene scritta sul disco viene detto formato grafico. Naturalmente i formati grafici si raggruppano in due categorie, per le immagini bitmap e per le immagini vettoriali. Quindi abbiamo ad esempio il TIFF, che è un formato per le immagini di tipo bitmap, poi abbiamo il GIF, GIF interlacciato, poi il JPEG, notoriamente a compressione, JPEG progressivo, JPEG con trasparenza, poi abbiamo immagini vettoriali, PostScript, e poi abbiamo ad esempio l'EPS, il PDF, che è un formato grafico derivato dal PostScript, il PICT, tipico dei Macintosh.